Siamo a Fano per l'inaugurazione del Sentiero dell'Anima, è un'associazione e in questa associazione c'è la dottoressa Rosangeli Pozzi. Lei è tecnica benessere e psicocorporeo, di cosa si occupa? Fa un corso? Allora, offrirò diversi momenti, diciamo più o meno due volte al mese, saranno degli spazi dove le persone potranno sperimentare delle tecniche di benessere, tecniche che aiutano a risolvere, diciamo, stress, ansie, a conoscersi meglio, a diciamo ritrovare un po' di armonia e portare diciamo nella vita quotidiana questo benessere che magari possono sperimentare qui. Saranno tecniche semplici, anche diciamo divertenti, piacevoli, utilizzabili tra l'altro anche a casa, nel senso che sono proprio strumenti molto, come dire, strumenti del mestiere che le persone acquisiscono e sperimentano qui, verranno spiegati sia nella parte teorica che pratica e poi potranno portarle anche nella loro vita quotidiana. Quindi potrebbero fare degli esercizi a casa per poi continuare con questa cosa. Qui sarà una situazione in cui sperimenteranno, potranno diciamo fare domande, proprio assaggiare, anche approfondire un po'. Poi a casa comunque credo che avranno la possibilità di portarsi qualcosa che può essere un bagaglio per la vita quotidiana, qualcosa che è utile nel affrontare le piccole grandi problematiche, anche disturbi, magari leggeri disturbi fisici, comunque ansie oppure domande che le persone possono avere su se stesse, curiosità sulla conoscenza di sé, su come stare meglio, su come avere una vita più comoda, ecco, diciamo così. Il benessere innanzitutto. E il corso quanto dura? Io più che un corso farò degli incontri. Ah, degli incontri diciamo a tema, dove userò magari una tecnica prevalentemente o mescolerò più tecniche. E queste tecniche sono, una è l'EFT, che è l'Emotional Freedom Techniques, sarebbero una sorta di tecnica di autoaiuto che utilizza punti di agopuntura che però vengono stimolati dalla persona. E userò tecniche di meditazione e di respiro, anche la musica, la danza, e farò anche una serata dedicata al sistema di disegno umano, che è uno strumento di conoscenza delle proprie caratteristiche di base, della propria mappa genetica, diciamo così. Quindi dà delle chiavi alla persona per capire chi è, come funziona, come può relazionarsi meglio con se stesso e con gli altri. Comprendere meglio se stessi per poi relazionarsi con gli altri.